chat se richiamano qui. Nel senso che questo è di qualche roditore, verosimilmente, probabilmente di scoiattoli africani del genere Fumiciurus, ci cioè sono un paio di specie che si palleggiano, diventati del gatto, il ruolo di osservatore principale, probabilmente anche altri roditori. Un grosso ratone, che non mi sono mai spiegato come possa essere affiato eletto a possibile animale nella compagnia, importò il vaiolo della scimmia nel formiante degli Stati Uniti, causando una simpatica catena di Sant'Antonio a partire dai negozi dello stabilimento di questi animaletti, più di 70 casi. Nessuno più o meno esteso, vescicoloso, non varicella ma vaiolo simile, proprio perché questa la varicella c'è un cosiddetto quadro a cielo stellato con le manifestazioni con differenze nei vari momenti, mentre il vaiolo è del re, un grande rush. Questo vaiolo della scimmia compare ed è un caso di un orientato abbastanza alla lontana, ma non troppo alla lontana, con il virus del vaiolo umano. Il virus del vaiolo umano, per diventare virus del vaiolo umano, ci ha messo una stato millenario, eliminando alcuni dei suoi geni addirittura, invece che acquisendone. Quindi questo è un virus un pochino più generalista, perché appunto riesce a infettare più di una specie, però senza un grossissimo. Nell'Africa centrale, dove è un pochino più letale, arriva al 10% di letalità, ma si parlava di varianti anni fa in popolazioni anche bambini, denutriti, situazioni in cui era forse più facile perché il virus diventasse particolarmente cattivo. Che altro vi posso dire? Questa epidemia nelle stigmatizzazioni, le sue volontà di demonizzazione nelle stigmatizzazioni, 40 anni che lo hanno sull'AIDS, di fatto contro la stigmatizzazione legata alle scelte dell'ordine sessuale di una persona. Non è mai un discorso di questo tipo, però temo sia andata così. E presumo che almeno che qualcuno proprio se la sia presa in Africa e l'abbia portata, che probabilmente anche dissipato da qualcuno che aveva un animale in conta compagnia, parlando di vaccinazioni remote, come la nostra vaccinazione antivariolosa completata in ciclo, conferiva un'immunità che ci ha poi consentito sua perseveranza di eliminare il virus dalla faccia della terra tramite il laboratorio di materiale e quindi tocca avere un'attenzione, una responsabilità di fare mentale le cose. Cioè, prima della pandemia erano stati già isolati almeno 200 diversi coronavirus nei